Pace e bene, buona Santa Pasqua di Resurrezione, celebriamo la Resurrezione di Gesù, la luce che trionfa sulle tenebre, la vita che trionfa sulla morte. Ecco questo giovane, questo ragazzo di 33 anni che muore a causa del peccato, della miseria umana, della fragilità umana, risorge e feconda la storia. Nella tradizione cristiana si parla del logos spermaticos, cioè Cristo come il seme che feconda la storia. Ecco, Gesù muore come un seme, viene messo nella terra e poi fa fiorire una nuova pianta, una nuova vita. Ecco, Gesù con la sua Pasqua, con la sua resurrezione, ha la forza di trasformare il sepolcro, i sepolcri dell'umanità, della condizione umana, nell'utero fecondo che genera l'uomo nuovo. San Paolo parla dell'uomo fragile, della fragilità umana, come dell'uomo vecchio, dell'uomo peccatore. La nostra Madre Teresa in tempi recenti ha detto che l'Occidente è una terra di morti viventi, quindi Gesù è la vita che riesce a fecondare, a far risorgere la morte, quindi la possibilità che abbiamo noi di diventare creature nuove, di vivere la vita nell'intensità di una luce sfolgorante che è la luce di Dio, diventiamo figli di Dio. Ecco, non siamo più persone che si agitano, cioè i film dei nostri tempi si parlano degli zombie che camminano, che hanno fame di vita e che però quando riescono a mangiare danno morte anche agli altri. È la condizione dell'umanità di oggi. Ecco, quindi siamo alla ricerca del senso, alla ricerca della vita e ci divoriamo gli uni gli altri senza riuscire ad placare la nostra fame. Cristo, ecco, finalmente diventa il boccone amaro che dà morte alla morte e che fa risorgere a vita nuova l'umanità. Quindi veramente la Pasqua di Gesù diventa possibilità di Pasqua per tutti noi, quindi è la vita. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi la morte di Gesù dà vita a noi uomini, dà la possibilità di guardare la storia senza paura, come un percorso, come un viaggio verso la luce sfolgorante che ci attende in cielo. Quindi l'ultima parola non è quella della morte, della sofferenza, l'ultima parola non è quella del male, della cattiveria umana, l'ultima parola è quella della vita, l'ultima parola è quella del bene, della luce che trionfa. Quindi questa Pasqua irradia, ecco, la sua luce, la sua gioia, la sua potenza di resurrezione su tutti noi. Quindi Gesù dice: io sto alla porta del cuore e busso, se mi aprite entro. Quindi ecco, dobbiamo spalancare le porte a Cristo, aprire gli scuri delle nostre finestre perché questa luce possa entrare nella nostra vita, possa darci gioia, pace, possa farci vivere una vita nuova, bella, piena, ecco, da risorti. Quindi la risurrezione di Gesù ci invita a risorgere con Lui. Vi auguro una Santa Pasqua e invoco su tutti voi la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che vi accompagni sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen.